Allora, dove eravamo arrivati? L'altra volta avevamo quasi finito di parlare di riccio di mare. Stava venendo fame, eh? Ma infatti oggi passiamo a un argomento ancora più appetitoso dopo le mosche. Vi passa subito la fame. Allora, stavamo parlando di epithelial to mesenchymal transition. Vi ricordate? Ok? Facciamo questo breve riassunto della puntata precedente. Quindi, un processo che permette a queste cellule che si specificano per diventare mesenchima e future mesenchima primario, quindi cellule che depositeranno lo scheletro di carbonato di calcio, e appunto però il primo passo era di scappare e abbandonare le amiche. Abbiamo visto dei video, delle tecniche, e abbiamo visto anche una serie di passaggi che sono fondamentali per riuscire a scappare dall'epitelio, ok? Perché nell'epitelio che cos'è che ti tiene unito alle amiche? No, abbiamo detto che si va al party, al rave party, ma è invece lì l'epitelio è la zona delle casalinghe. Che cos'è che tiene unite le casalinghe e gli impedisce di andare al rave party? Membrana basale. La membrana basale è un ottimo elemento, sì, cioè è proprio una gabbia, una galera, sono le sbarre. Poi? Le? Desmosomi, giunzioni strette, magari non sono così appiccicose, e una serie di altre, appunto, giunzioni, quindi desmosomi, magari qui non ce ne saranno granché, però ci saranno anche quelli e giunzioni aderenti. Ok, e quindi eliminate queste giunzioni e rotte le sbarre, allora si può scappare, d'accordo? E avevamo già visto appunto un pochino la storia della membrana basale e un lavoro in cui si mettevano in evidenza alcuni geni fondamentali per questa fuga. E quindi, per esempio, vi ricordate il nome di uno? Morfolino non è un gene, peccato. C'era scritto morfolino, ma non è lui. Peccato. Allora, no, morfolino in realtà è una cosa che ci interessa, è la tecnica, quindi sono questi analoghi del DNA che vengono invece utilizzati per fare che cosa? Per inattivare gli mRNA, per bloccarli. L'mRNA è un singolo filamento che viene riconosciuto da un ribosoma e viene letto, ok? Questa invece è una coperta specifica per quell'mRNA, lo copre, lo blocca e nessuno può più leggerlo, ok? Quindi è un modo di inattivare un gene, anzi di inattivare specificatamente un mRNA, inattivare la traduzione di quell'mRNA. È l'equivalente di un knockout, ma insomma non proprio la stessa cosa. Ok, quindi abbiamo visto alcuni geni che erano fondamentali per fare questo, quindi abbiamo provato e vedevamo chi era monte, chi era valle, abbiamo visto questo ALX1, ok, perché vi ricordate la storia del programma genetico, dei moduli? Quindi noi attivavamo questo ALX1, che era un po' l'interruttore del programma genetico Primary Mesenchymal Cells, e lui dava origine a tutta una cascata di eventi. E noi volevamo capire un pochino meglio quali fossero i geni coinvolti in questi eventi, ok? Come funziona il programma che porta a diventare primary mesenchymal cells. E quindi abbiamo visto alcuni geni. Per esempio abbiamo visto che ce ne sono, che ce n'è uno, questo SNAIL. Vi ricordate SNAIL? SNAIL era un gene che, se lo overesprimevamo, induceva in tutte le cellule, anche cellule che avrebbero dovuto fare altro, destinate a fare le casalinghe, a entrare in massa nel blastocele. Ok? Questo è lo SNAIL overexpression. Mentre se noi inibivamo il programma di sviluppo primary mesenchyme cells spegnendo l'interruttore primario, cioè ALX1, ok, andavamo sul contatore, pam, spegnevamo quel programma,
ma nello stesso tempo, ove esprimevamo snail, avevamo lo stesso la fuga, ok? Quindi snail a valle di ALX1, e quindi è uno degli elementi attraverso cui il programma genetico poi ha effetto. E di nuovo anche lui un master regulatory gene, però diciamo di qualcosa di più pratico, ok? È un capocantiere. Va bene. A cui è arrivato un pizzino di totolina, che è questo LX1, ok? Quindi c'è un sussurro e il capocantiere sa già cosa deve fare. Ci siamo capiti? Voilà. Il problema è quanti sono questi capi cantiere, cioè come è organizzato poi il programma genetico, perché fare la primary mesenchyme cells vuol dire un sacco di cose, vuol dire uscire, fare le spicole, trovare il posto dove farle, cioè un certo grado di indipendenza. Come sono controllati tutti questi pezzi del programma genetico? Ovviamente noi non possiamo entrare nel super dettaglio, però voglio darvene un'idea prima di abbandonare questo amico sea urchin, ok? Cioè noi stiamo cercando di capire come sono scritti i programmi genetici nel nostro genoma, di prendere degli esempi. Quindi noi in questo corso ci occupiamo molto di capire come mettere la cellula giusta al posto giusto. E per adesso stiamo occupandoci ancora di quali sono gli elementi che rendono una cellula la cellula giusta. Dal punto di vista trascrizionale, quindi del controllo dell'espressione genica. Quindi questa espressione genica che può andare in una direzione o in un'altra, e adesso appunto, grazie ad alcuni di questi master regulatory gene, noi mandiamo in una direzione. Ma prendere la direzione primary mesenchyme cell, che cosa vuol dire esattamente? Allora, snail, per esempio, abbiamo visto che le fa fuggire. Ma allora snail e LX1 sono la stessa cosa? Perché metterne due? Uno che controlla l'altro, che controlla l'altro, che controlla l'altro, e tutti si stanno solo facendo il passaparola? Ok, in realtà l'idea è che man mano che si procede nel programma di sviluppo, il numero di interruttori aumenti. Ogni pezzo di questo circuito va a occuparsi di alcuni elementi specifici dell'attuazione del programma genetico, dell'acquisizione del fenotipo. E quindi vediamo un piccolissimo esempio con un lavoro specifico, abbastanza recente anche, in cui un gruppo, cioè uno dei gruppi che si occupa di questo circuito da anni, è il gruppo di David McClay, ha cercato di fare questo esperimento, cioè, anzi, ha fatto questo esperimento. Ha preso 13 fattori di trascrizione a diversi livelli, quindi già mappati sul gene regulatory network. Ok, vi ricordo PIMAR1 che inibiva l'SC col double negative gate, permetteva l'espressione di questi geni in quel piccolo gruppetto di cellule, che poi sarebbe diventato primary mesenchyme cells. E quindi c'erano ALX1, ETS1, TBR. A valle di questi geni, sappiamo già che sono a valle perché sono stati fatti tutta una serie di studi, ci sono tutta una serie di altri geni, ok, coinvolti anche loro nell'acquisizione di questo fenotipo. Ok, ma la questione è, ci sono dei sottocircuiti in questo gene regulatory network? E allora l'approccio qual è? Beh, prendere 13 di questi fattori di trascrizione, farli fuori uno alla volta. Se volete è un po' grezzo come sistema, è limitato, però la scienza è fatta così, di piccoli pezzi. Quindi prendiamo questi 13 fattori di trascrizione, li eliminiamo e li testiamo su 5 processi biologici, ok? Che sono appunto la capacità di rimodellare la membrana basale, l'acquisizione della maturità, della motilità, cioè il fatto di potersi muovere per scappare via, cambiare la propria forma, cambiare la propria polarità e spiccicarsi, sgusciare via come un'anguilla, la mano unta e se ne va, ok? Ok, e poi vedremo, in effetti loro identificheranno questi sottocircuiti, che in realtà non mi interessa che sappiate nel dettaglio, voglio solo che capiate che esistano. E quindi, per esempio, che cosa viene fuori da questo esperimento? Vi ricordate, loro potevano vedere la formazione del buco. Le cellule, per scappare dall'epitelio, dovevano prima bucare la lamina basale e creavano questo buco, questa apertura che si vede qui nella laminina.
Questo è il buchetto. Qui ci sono anche le cellule verdi, in altri casi non ve le fanno vedere. Allora, vedete che Snail la buca, cioè se tu togli Snail, la lamina basale lo stesso si buca, vuol dire che è stato prodotto anche senza Snail, quindi che era importante per diventare primary design cancer, non ce l'hai, poi alla fine senza Snail tu non ottieni questa migrazione verso l'esterno, eccetera, eccetera. Quindi le primary mesenchyme cells di fatto le avevi fatte fuori all'origine, ma perché? Che cos'è che manca? Per esempio Snail, in termini di bucare la membrana basale, non ha nessun problema. Idem per Twist, FoxN3, FoxB, ERG e tutta una serie di altri. Vedete che il buco nella lamina basale ce l'hanno tutte, lo vedete? Ho bisogno che lo vediate perché ve lo chiederò all'esame. Cioè qui io voglio che voi capiate che cosa stiamo vedendo lì. Lo vedete l'apertura? Quando tu vedi che qui c'è uno spazio nel viola, allora quello vuol dire metalloproteasi e capacità di produrre enzimi che bucano, che fanno quel comportamento. Quindi una parte, anche se tu non riesci poi alla fine a diventare biologo, però diciamo ti eri iscritto all'università, avevi guardato sulla pantina che pullman prendere per arrivarci, ok? Poi alla fine qualcosa andrà storto, ma per esempio non è questo passaggio, è chiaro? Sono invece questi qui, TBR, DRI ed HEX, che non hanno questo elemento, ok? Quindi qui cominciamo a vedere come effettivamente geni diversi controllino parti diverse di questo circuito. Quindi ALX1 attiva una cascata e poi evidentemente ci sono tanti capi cantiere che controllano le diverse parti. E in realtà voglio farvi vedere qualche cosa di più, insomma, perché possiate tastarlo un po' più da vicino, la differenza, e provare a farvi un'idea, no? Facciamo gli scienziati che interpretano i dati. Allora, diciamo, questo era il primo processo, per gli altri due loro in realtà cercano di estrapolare le informazioni, cercando di quantificare il più possibile delle immagini video che fanno di embrioni, in cui hanno trasfettato una membrane GFP, in modo da vedere la membrana cellulare. Se vedi la membrana, riconosci le singole cellule, d'accordo? È un modo di vedere le singole cellule, con quelli citoplasmatici si vede solo una grossa macchia. La membrana ti permette di vedere i singoli elementi. E poi anche l'istone H2RFP. Quindi in rosso vedi il nucleo, in verde vedi la membrana e più o meno dov'è una cellula e come si sta muovendo lo puoi estrarre dal video che fai. Poi che cosa si fa però? Ovviamente questo qui sarebbe un po' pasticcio perché vedi tutte le cellule, è un po' complicato. Invece usi il sistema dei trapianti e trapianti in un embrione bianco le tue cellule verdi. Ok? In questo modo avrai alcune delle cellule che diventeranno primary mesenchyme cells che sono verdi e hanno il nucleo rosso. Ok? Su uno sfondo bianco. Ok? È un faro che proietta sull'attore principale. Questa cellula in realtà si dividerà, ne darà origine a una decina, non mi ricordo più, comunque poi tu hai questo gruppetto di 10 sorelle che puoi seguire e vedere come si comportano. Ok? Quindi poi loro fanno un video di un paio d'ore da T0 a T120. E qui vi faccio vedere questo video. Allora, prima di scrivere, vi pregherei di guardare, perché adesso vorrei che... Cioè, il risultato è molto semplice, lo vedremo alla fine, si dice in una parola. Però io voglio che prima voi lo guardiate. Dimmi, chi è che mi voleva chiedere qualcosa? Ma quindi, anche senza Snail, le cellule migrano nell'arco? No, attenzione. Senza Snail, no, le cellule non migrano senza Snail. Ma bucano la membrana. Bucano la lamina basale. Okay, e per bucare la lamina basale vuol dire mettere in atto un pezzo del programma genetico. Quindi okay. Snail è essenziale per la migrazione delle cellule? Vediamo. È essenziale per qualcosa, ma non per bucare la lamina basale. Quindi evidentemente serve a qualcos'altro. Per bucare la lamina basale si può fare anche senza. Ok, mentre servono altri geni, sempre a valle di ALX1. E adesso vi faccio vedere appunto tutti questi elementi che sono tutti geni che se tu li muti non hai... l'EMT, l'epithelial to mesenchymal transition, il risultato alla fine è lo stesso, tu non ottieni le primary mesenchyme cells, lo blocchi questo programma. Però qui si tratta di andare a cercare di guardare
più a livello di singola cellula, dov'è che lo blocchi? Che cos'è che succede? Quali sono le vie che portano la cellula alla fine a controllare il proprio fenotipo? A partire da questi interruttori generali, diciamo così, no? Dei sottointerruttori che controllano di nuovo dei moduli. Cioè, in realtà questo è un esperimento che ci permette di vedere un pochino questa organizzazione modulare. Esiste veramente, ok? O ogni gene che è importante per le primary mesenchyme cell deve avere una sequenza regolativa che è legata da LX1. Quindi il master regulator lega tutti i geni possibili e immaginabili che servono in quel tipo di cellula. È inverosimile, siete d'accordo? È più probabile che esistano, come dire, dei sottoinsiemi che poi in modo gerarchico vengano regolati da un unico controllore. Ok? E qui è semplicemente un assaggio di questa gerarchia che io vi faccio vedere. Ok, quindi questo è il wild type. In realtà, per motivi tecnici che non so bene in realtà in questo lavoro, comunque loro le riprese le fanno quando le cellule hanno già iniziato un po' a scappare. Vedete che si stanno già un po' accumulando? Questo è l'archenteron, questo è l'epitelio. Voglio che lo vediate, Se non lo capite, fermatemi e chiedetelo. Ci tengo molto. Ok, si stringono, vedete, fanno questa apical constriction e poi scappano via. Qui in realtà quando le vediamo l'apical constriction è già in gran parte avvenuta, ok? Ci sono alcune cellule tutte allungate così, però il grosso dell'apical constriction in realtà arrivava prima. Ma vabbè, noi sappiamo che succede. Comunque loro a un certo punto scappano via, o come delle bollicine, si sganciano proprio, lo vedete che si sganciano. Ok, vediamo invece qualche mutante. Per esempio questo qui è ALX1, quindi un master regulatore gene. E qui vedete che queste cellule invece non si sganciano, restano lì, eppure si allungano un po', siete d'accordo? Si allungano un po', un pochino si muovono anche, ma non si sganciano. Non si muovono neanche tanto rispetto all'altro. Questo qui è bellissimo, guardate twist. Vedete questa? Come si chiama questa, abbiamo chiamato? Quando la parte apicale della cellula diventa stretta stretta? Apical constriction, ok? Tendenzialmente sembrerebbe una cosa se l'autonomo, giudicare che alcuni non lo fanno tanto. Però anche lì dobbiamo tenere conto che l'apical constriction potrebbero essere le cellule vicine a stringersi, ok? E a sbatterli fuori. E questo succede negli epiteli. Ogni tanto si becca lo sfigato e lo si fa fuori, si chiama anoitis. Ogni tanto negli epiteli le altre cellule ne fanno fuori una. Ma comunque, questa cosa qui probabilmente se l'autonomous invece viene controllata da questo gene, e vedete, l'apical constriction è perfetta. La cellula si lancia in là, però poi alla fine rimane così, non si sgancia di nuovo. Ok? E non è proprio uguale al fenotipo che vedevamo in quello lì, in quello di prima, ALX1. E qui vi faccio solo vedere così, per esempio, loro una delle cose che calcolano è la forma delle cellule. Vedete, dalla segmentazione, cioè viene fatta 3D, questa cellula viene creato un oggetto 3D e poi si valuta la sua forma in termini matematici. E qui vedete che man mano che passa il tempo le cellule del wild type sono più allungate, poi pian piano diventano più tonde, queste bollicine che scomparivano dentro, mentre nel caso di LX1 loro diventano molto allungate ma rimangono lì. E la stessa cosa si vede con twist. Dove l'ho messo twist? Uffa! La stessa cosa si vede con twist. Secondo voi perché, quindi? Che cos'è che... Ci sono poi tutta una... Adesso non ve la faccio tutta lunga la storia dei sottocircuiti, però questo twist, questi qui che fanno l'apical constriction, si muovono, fanno tutto quello che dovrebbero fare, bucano la lamina basale, ma poi perché non si sganciano? Proteine d'adesione, chi vota per le proteine d'adesione? Dai, votate. Chi vota per un problema legato alle proteine d'adesione? Cioè, che tipo di problema potrebbe essere? Come si fa per sganciarsi da un epitelio in termini di modulazione delle proteine d'adesione? Bisogna? Come è regolata l'adesione in un epitelio?
tornare indietro fino alle elementari, da? Giunzioni. E che tipo di molecole mediano il riconoscimento tra le cellule e l'adesione tra le cellule di un epitelio? Cellula cellula, integrine. Chi vota per integrine, cellula cellula, alza la mano. Quali sono le proteine che mediano l'interazione cellula cellula? Più forte? L'avete fatta veramente soffrire. Dai, caderine! Non avete avuto la professoressa Pecotto? E allora? Mesdames et messieurs. Le caderine sono fondamentali. Che tipo di riconoscimento mediano le caderine? Omofilico, che vuol dire che permette alle cellule di riconoscersi. Anche tu sei epitelio, anch'io. Oh, stiamo qua vicini nel nostro epitelio. E si riconoscono così. È un dialetto che parlano, va bene? E ovviamente le caderine ce ne sono tante. Ci sono caderine di un epitelio, le caderine, insomma, a seconda dei tipi di interazioni, le cellule esprimono diverse caderine. È una famiglia vastissima di proteine, ok? Ecco, che cosa dovrà succedere, per esempio, se tu vuoi scappare dall'epitelio rispetto all'espressione di queste caderine? Se la caderina resta lì, tu non te ne puoi andare, ok? Bisogna, ragazzi, cambiare pelle. Cioè, bisogna proprio... la membrana ha tutta una serie di molecole di adesione che la tengono appiccicate. C'è bisogno di un cambio di membrana, drastico, secco e veloce, ok? Bisogna cambiare proprio in modo globale tutta, perché è tutta la membrana che si è appiccicata alle altre cellule. Quindi bisogna proprio pensare a un cambio pelle. E in effetti, adesso qua ve le ho messe così ve le ricordate, le giunzioni aderenti sono quelle dove sono coinvolte le caderine, in modo particolare, e sono anche quelle in cui vediamo queste fasce di actina, adesso li vedremo più nel dettaglio. Ok, e le caderine possono essere internalizzate, cioè tu eri lì che stavi legando un tuo vicino sull'epitelio, ma io ti internalizzo, quindi se io sgancio la caderina, tutta l'adesione si smonta, ok? Smonto il sistema di adesione, poi magari sostituisco con delle altre caderine, che però non riconoscono più il suo vicino, ok? Quindi tolgo il vestito da casalinga e mi metto la tuta da panca bestia che va a rave. È chiaro? Va bene? Dimmi. Ma perché le caderine si staccano? Non è necessario che cambino conformazione? Sì, è necessario che cambino conformazione, però si possono anche modulare in qualche modo. In più, non è sempre fisso, la caderina non sta lì tutta la vita. Ok? Cioè è un sistema dinamico di aggancio e di sgancio, di aggancio e di sgancio, ok? E tu le internalizzi e le impedisci che loro agiscano. Ovviamente qui la vedete l'internalizzazione, questo è stato colorato per un anticorpo che lega in modo specifico questa caderina che è coinvolta nel legame, vedete che è espressa sulle membrane delle cellule dell'epitelio, e se invece andiamo a vedere le cellule che hanno fatto l'EMT, ok? Il gene lo down regolano, quindi non ne viene più prodotta di nuova, però quella che c'è lì bisogna farla fuori, perché bisogna scappare, abbiamo 2 ore per andarcene. Quindi tu ti metti la tuta da panca bestia, ma sotto c'è ancora il vestito della casalinga, ok? Quindi la questione è che appunto vengono internalizzate e li vedete in queste endosomi, vedete in questi endosomi appunto la marcatura della caderina, che non è una cosa semplice da vedere, vi dirò, e con l'immunoistochimica, questo si vede bene in vivo così perché c'è stato proprio un cambio di pelle, è tantissima la caderina che è stata concentrata in questi endosomi. Ok, e poi ovviamente ci possiamo chiedere se, a parte l'internalizzazione, anche c'è una downregolazione, e possiamo andarlo a verificare giocando con questi geni. Per esempio, PIMAR1 era quello che c'era ancora sopra ALX1. Ok, era proprio il master regulatory gene di questo particolare tipo di sviluppo in senso di primary mesenchymal cells. Guardate un po', che cosa succede se io prendo un ovocita e gli sbatto dentro PIMAR1.
Che cosa faranno le cellule di PIMAR 1? Era quello che veniva espresso solo nelle primary mesenchyme cells. Se tutti esprimono PIMAR 1, tutti diventano primary mesenchyme cells e tutti vogliono andare al array. A questo punto di epitelio non rimane nulla. Guardate cosa è successo a quell'embrione. Come vi sembra l'adesione tra questo embrione, la regolazione dell'adesione tra questo embrione e questo embrione? Come vi sembra? Le cellule tra di loro, vedete una differenza di adesione? Ma diciamocelo, non so, perché non diciamocelo? Si vede, no? Cioè sono spiattellate, si sono abbandonate, sono ognuna per conto suo. Ok, ma che cosa succede invece se io metto snail? Perché non voglio che voi lo sentiate soltanto, voglio che l'abbiate visto. Allora, se mi date un minimo di feedback, per me è più semplice, così mi soffermo di meno. Me la faccio meno lunga. Se io metto invece snail, cioè scusate, tolgo snail, quindi ho indotto questo fenotipo in tutti quanti, ma tolgo snail, vedete che qua invece non scappa più nessuno. L'adesione si mantiene. Quindi mi fa pensare che snail sia in effetti coinvolto nella adesione, nel mantenimento delle adesioni. E posso andare a fare un RNA PCR, magari una realtà in PCR, meglio, quantitativa, per vedere le quantità di caderina negli embrioni trattati in questo modo. Ok? Perché è più semplice. Così se tu dovessi scegliere soltanto quelle primary mesenchyme cell, c'hai 5 cellule. Così hai embrioni interi, ed è molto più comodo anche quantitativamente estrarre l'RNA da questo tipo di cose. Quindi che cosa succede? Che io calcolo, valuto la quantità di mRNA. Sapete cos'è una PCR, vero? Ok, quindi si fa una PCR quantitativa, questo è il delta, vabbè, insomma, la parte, la parte tecnica che non ci interessa, però vedete che l'mRNA della caderina è presente normalmente negli embrioni, qui insomma ce ne sono una serie, quindi di altri embrioni, di altri geni, scusate, ma l'mRNA della caderina, vedete che va giù clamorosamente quando noi, mettiamo PIMAR 1, quindi queste cellule qua sono tutte andate per conto loro e in effetti vedo che il gene dell'mRNA, l'mRNA della caderina è andato giù di brutto, ok? Mentre invece se io tolgo snail, questa downregolazione non si vede o comunque si vede meno, ok? In effetti poi possiamo vedere che non è solo snail ad agire downregolando le caderine, ci sono anche altri geni, ok? Però quindi a questo punto appunto noi possiamo suddividere questo circuito in diversi pezzi. Adesso non mi ricordo più dove l'ho messo, voilà, ok? Quindi noi avremo PIMAR 1 che fa partire questo programma genetico e poi però questo PIMAR 1 in realtà lui non è, probabilmente non è neanche così conservato nel differenziamento in senso scheletrico, ok? Nel riccio di mare lui è saltato così a fare il controllore, qualcuno è arrivato forse anche da lontano, a controllare alcuni dei geni chiave che controllavano alcuni dei moduli chiave che servono per fare questo mestiere di primary mesenchyme cells. Ok? Quindi la catena è gerarchica e poi alla fine va a... Quindi questi geni iniziali, PIMAR 1, eccetera, eccetera, non ne controllano milioni. Sono pochi i geni a valle di questi geni qua, ok? Ma sono dei geni chiave. Ok, dopodiché ci sarebbe un picchiere, vediamo un po', perché oggi siamo un po' in ritardo. Ma sì, dai. Sempre per rimanere... Ma ve la faccio questa storia qua. Ma sì, dai, finiamo un attimo questa storia qua. Ok, così finiamo il riccio di mare e non ci pensiamo più. Ok, il passaggio successivo, così ci avviciniamo all'argomento di oggi e magari la drosofila ve la faccio poi meglio la prossima volta. Comunque,
Ok, il passaggio successivo, dopo essere scappati dall'epitelio, è trovare il posto giusto per costruire la spicola. Ok, quindi l'operaio si mette in viaggio e deve sapere dove andare, deve raggiungere il posto giusto e iniziare a fare la spicola nel posto giusto, non tirare fuori spicole che un po' a cavolo, ok? E avevamo visto che queste cellule escono dall'epitelio, si mettono in questo circolo e in due punti particolari, nella parte posteriore, iniziano a secernere le prime spicole, che sono questi due punti qua. Questa è una visione dall'alto, vi orientate? Queste sono visioni dal fianco, questa è la visione dall'alto. E questo è semplicemente un video che vi fa vedere come queste cellule in realtà si appiccicano le une alle altre. E la formazione della spicola è molto carina, la vedete qua che sta iniziando a crescere? In realtà loro fanno un po' tipo le Schwann cells, avvoltolano, fanno un tunnel con il loro citoplasma e lì dentro fanno crescere la spicola in modo che sia orientata. Una volta che la spicola ha preso la direzione, in realtà loro tendenzialmente la allungano semplicemente. Quindi il punto dove iniziare e il modo in cui orientarlo è il punto cruciale. Dopodiché si tratta solo di allungare. Ok? Voilà. Allora, che cos'è che controlla? Che lo sanno da sole dove devono costruire, quindi hanno una bussola interna, sistemi di riferimento endogeni, cioè queste escono fuori dall'epitelio, però poi vanno dritte dove devono andare, o c'è qualcuno che le dice dove andare? Allora, questa questione è stata affrontata sfruttando un effetto così che distrugge la capacità di queste cellule di trovare il posto giusto, ovvero un trattamento col nickel, cloruro di nickel. Adesso non interessa la meccanica con cui questo succede, però se tu tratti delle larve col cloruro di nickel, le primary mesenchymal cells non sanno più dove andare, cominciano a fare spicole a casaccio. Ok? È un teratogeno per il povero riccio di mare, il nickel, metallo pesante. Cioè, questo è tra l'altro probabilmente anche qualcosa che potrebbe succedere in ambiente naturale. Allora, chi è che, dove va ad agire il cloruro di nickel? Agisce sulle primary mesenchymal cells e sulla loro bussola, che è magnetica, quindi col nickel, oppure agisce invece sul contorno, sul terreno, che sarebbe l'ectoderma, e che dove magari invece è già segnata una strada che gli dice dove andare? Allora, questi due attori si possono, con le tecniche classiche di embriologia sperimentale, analizzare separatamente. Quindi che cosa faccio? Io prendo una larvetta, la tratto col cloruro di nickel e poi posso spruzzare fuori, fare proprio uscire, si fa un buco e si fanno uscire fuori le primary mesenchymal cells. Ok? A questo punto io posso testare con dei trapianti separatamente l'involucro trattato col nickel, quindi involucro trattato col nickel con cellule normali o cellule trattate col nickel reinserite, ritrapiantate in un involucro normale. È chiaro? Io posso separare queste due cose, avere solo l'involucro trattato col nickel o solo le cellule trattate col nickel, le primary mesenchymal cells. Ok? E questo qui è semplicemente lo schema dell'esperimento. Ta-da! Allora, per farla breve, perché in effetti non ve la voglio fare troppo lunga, però il risultato è che l'ectoderma deve essere normale. Le primary mesenchymal cells, il nickel, non gliene frega niente. Ma se l'ectoderma è stato trattato col nickel, allora neanche delle primary mesenchymal cells normali riescono a trovare il posto giusto. Ok? Quindi è l'ectoderma e l'involucro che in qualche modo contiene una strada. Ha tracciato una strada che indica a queste cellule dove andare e dove posizionarsi a formare le loro spicole. E per farvela super breve, perché in realtà questa cosa qui appunto poi ci richiederebbe di entrare in una parte che non ho ancora iniziato e che invece adesso vedremo meglio in Drosophila. Comunque,
esistono dei siti localizzati nell'ectoderma che esprimono FGF. Ok, l'FGF, il VEGF, e lo vedete qua, vedete qui nell'ectoderma? C'è questo, ci sono questi due punti che sono ovviamente all'incrocio, è tutto un problema di una questione di regionalizzazione nell'embrione, ok? Qui siamo ad un livello di regionalizzazione che non abbiamo ancora toccato, però che vedremo, non è così, cioè fa capo agli stessi principi e meccanismi che vedremo. Comunque ci sono questi due punti in cui viene prodotto FGF, le nostre cellule esprimono l'FGF receptor e possiamo dimostrare anzi che in vitro, se gli diamo l'FGF receptor, loro iniziano a fare delle spicole, cioè scusate, se gli diamo dell'FGF nella giusta concentrazione, loro fanno delle spicole del tutto normali, del tutto simili a quelle che farebbero in vivo. Voilà, e poi basta. L'archeteron invagination è uguale a quello che vedremo un'altra volta. Ok, però, appunto, entrando in questo mondo del segnalarsi, quindi da un lato abbiamo visto come una cellula può acquisire un fenotipo, e lo fa autonomamente perché la mamma ha inclinato il piano verso cui deve scendere la biglia di Waddington, ok, in modo che lei prenda una certa direzione. Gliel'ha sussurrato e lei è partita da quella direzione. Ok, però oggi vedremo come in realtà le cellule sono in grado di parlarsi tra di loro in modo da reciprocamente aiutarsi ad acquisire il fenotipo giusto.